sbagliato. Sì. Signore, no, stai, stai, stai. L'abbiamo colta in fragranza questa sposa, signore e signori. Come ti chiami? Ilaria. Da dove vieni? Dal lago di Iseo. Sono domande difficili, io l'avete vista un po'. Ecco, se ti chiedo con chi ti sposi? Con Nicola. Detto? Detto Nicola. Righello? Il? Righello, Righello. Ah, Righello, hai cambiato nome? Sono dotato, quindi lo chiamano Righello. Dave, ha fatto tutto lei, io non c'entro stavolta, eh. Cioè, un applauso. Cioè, quindi non è geometra lui di professione, no? No, no. Ok, Righello. Ma quindi cioè, ti ha colpito proprio questa cosa di lui? No, il sorriso come primo impatto. Cioè, tu hai visto il sorriso, poi hai... Aspetta, aspetta, cos'è che hai detto? Non può parlare? Non può parlare. È parente dello sposo? No, è mia parente. Ah, è tuo parente. Quindi non può parlare, però perché se parla sono... Mazzate. Sono mazzate, sono cavoli. Infatti si è messa in posizione da... Siccome siamo al convento, si è messa in posizione da preghiera, vedi? È pentita, è molto pentita in pensieri, parole. Ho per omissione. Perfetto, per colpa di chi? Cos'è? Ah, è arrivata la motivazione della, anche qua per il matrimonio di questa... Sempre la sua motivazione. Che motivazione è? Righello. No, inizia per R, ma è cambiata la faccenda. Insomma, sta girando questa voce qua. Ecco. Quindi hai visto il sorriso, hai abbassato lo sguardo e... Quando hai abbassato lo sguardo, fammi la faccia in telecamera. Un amore veramente di quelli romantici. Al che cos'è successo? Niente, non ci siamo sentiti per un bel po', poi dopo è scattato l'amore. Dopo è scattato l'amore. Beh, purtroppo che non può parlare questa ragazza, perché secondo me avrebbe tante cose da dire. Ah, deve stare solo zitta. Deve stare solo zitta. Perfetto, ma dimmi un po', Righello, come ha fatto a chiederti di sposarti? Su una spiaggia al tramonto. Però era da giorni che mi diceva di andare a vedere questo tramonto e io continuavo a dirgli no dai, non andiamo a vedere il tramonto, e lui continuava a dirmi che voleva vedere questo tramonto. E allora dopo me l'ha chiesto in spiaggia al tramonto. E tu non te l'aspettavi minimamente, eh? Perché non capivi? No, avevo visto che era un po' più gentile del solito ultimamente, che c'era qualcosa che non andava, però... Ah, perché di solito ti tratta male? No, però era molto molto smielato. Ti prende a righellate? No, non lo so, voglio chiederlo a lei, no, non posso. Non posso chiederlo, no, okay. Quindi era molto dolce, in quel momento nella spiaggia hai visto che sei inciampato? Sei inciampato? Aveva in mano i giubbini, ha tolto i giubbini, c'era sotto l'anello, si è inginocchiato. E ti ha detto? Mi vuoi sposare? E tu? Sì. Così è finita? Poi è finita lì la faccenda? Sì, siamo stati lì a vedere il tramonto, abbiamo fatto qualche foto e basta. Confermi? Ah, non puoi parlare, non puoi... No, perché manca un pezzo. È nel tramonto. Puoi sposare? No, no, a posto lì è spiaggia. Ah, è finita così la storia. Vincente, avvincente, avvincente, avvincente. E invece, secondo te, lui che cosa. Cioè, cos'è che l'ha fatto innamorare di te? Ah, non l'ho capito. Allora, puoi essere la mia. Intelligenza suprema, non so. Intelligenza suprema, tra l'altro, neanche intelligenza normale, suprema. Mi piace che è una ragazza modesta, è umile? Sì. Sì. Ok, la tua umiltà, la tua modestia. Sì, ok, quindi intelligenza suprema della... Intelligenza suprema. Ma falla parlare che continua a guardarmi in modo... Dai, fagli una ripresa, un video alla faccia per ricordo di questa ragazza. Guarda in camera un attimo, come si chiama quella che non può parlare? Silvia. Silvia, guarda un attimino, è distrutta. Se Silvia potesse parlare, questa intervista sarebbe tutta all'opposto di quello che stiamo dicendo, però non può parlare, l'abbiamo censurata. Va bene ragazzi, facciamo un brindisi alla nostra futura sposa? Sì! In alto i calici per la sposa! E per Righello, ecco. Per Righello! Mi raccomando, righiamo dritte, eh? Ok.